Ciao Sagittario, benvenuto sul mio YouTube canale di Talents al Tarot by Kichitaw, benvenuto su questa lettura generale per luglio 2023. Sagittario, ti chiedo per favore di non fare forzare questa lettura se non ti corrisponde, è una lettura generale. Se vuoi una lettura generale privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo cosa succede per voi Sagittario per questo luglio 2023. My love team, please, datemi il Sagittario. La The Lovers, il 4 di bastone, l'imperatrice per il passato, wow, l'asso di coppe, cosa ti ostacola il re di coppe? Che? Cosa ti può aspettare l'Hierophant? È la temperanza, è la regina di coppe. Allora, Sagittario, per prima cosa questa sei tu, la temperanza. Non ho una carta brutta. Una carta brutta non ne ho. L'unica cosa che tu mi dici, il mio ostacolo, cosa mi ostacolerà? È l'amore. Non sta scherzando. A me, qua. Allora, ascolta, Sagittario. Non ho una carta brutta, sono tutte bellissime. C'hai un mese fino adesso, non voglio neanche clarificare, c'è un mese da favola. È come quasi che tu mi dici, ma sta andando tutto perfetto e mi mette ansia. Mi mette ansia. E quando dove puzza, sta puzzando, c'è qualcosa che puzzerà. C'è qualcosa perché non può andare tutto così bene. Iniziamo, dammi la temperanza per il Sagittario, l'imperatore, 3 di bastone, la ruota della fortuna, per la seconda volta tu, l'ariete e il sole sotto il mazzo che sarebbe il leone. Tutto segni di fuoco, tutti segni di fuoco. Ma Sagittario, qua tu mi stai dicendo che proprio è una cosa che tu stai aspettando da tanto tempo. Anzi, sei stato tantissimo pazientemente aspettato e adesso veramente è arrivato il tuo turno. È arrivato il tuo turno, ma c'è una cosa che. Ma anche come responsabilità, come ti metti in gioco e finalmente puoi far vedere cosa hai. Con chi hai a che fare, o le persone hanno a che fare con te. Tipo, finalmente mi posso mettere in gioco. Dammi The Lovers, il re di spade, il 4 di denari, l'asso di bastoni. Prima che dica qualcosa, voglio vedere il 4 di bastoni. Il sole per la seconda volta, il 4 di coppe e il 9 di spade. E la regina di bastoni sotto il mazzo. Ok, allora, no, io non ho la sensazione, Sagittario, che sei single, non ho la sensazione. E se ti ritrovi adesso single, il tuo cuore non si sente single, per niente. Anche se fisicamente non sei con qualcuno, però il tuo cuore è come che appartiene già a qualcuno. Oppure stai già con qualcuno. C'è una terza persona, è strano perché anche Leone c'era questa interferenza. C'è nella tua vita che qualcuno ti vuole mettere uno sgambetto, e io per questo poi alla fine, quando clarifico, visto cosa esce, qualcuno che ti vuole mettere sgambetto perché non è geloso della situazione che tu hai con qualcuno o che ancora hai nel cuore qualcuno. C'è qualcuno qua che non gli piace molto, che non hai dimenticato qualcuno o ancora stai con qualcuno. Questo sgambetto tipo. E io guarda come provoco adesso Sagittario. Qualcuno ti vuole mettere in prova, ti vuole mettere c'è una provocazione qua che non mi piace tanto. Tipo, mettiti da parte, adesso arrivo io, e guarda come Sagittario lo posso circondare. No, come si dice? Come si dice? Lo posso prendere in giro come voglio io, tipo una cosa così. Fai attenzione.
Sagittario, fai attenzione, per favore, ma c'è qualcuno qua tipo che dice no, no. Sagittario lo posso, come si dice, lo posso prendere in pugno io. Dammi il lasso di coppe. Cinque di coppe, l'asso di coppe per la seconda volta, e il Judgment, e il cavaliere di coppe sotto il mazzo. Credo che questa persona che vorrebbe, no, vorrebbe, vuole, provocarti, questa terza persona, credo che è rimasta molto male che non sei andato o non sei andata a chiedere scusa o voler una relazione con questa persona. Tipo che quando sai quando come si dice pensi di che hai fatto male l'orgoglio, l'orgoglio. Sai quando l'orgoglio dice "Ma io perché non sono stata scelta io dal Sagittario?". Perciò l'orgoglio è così forte di questa persona che è come che te la vuole fare pagare in qualche un'altra maniera. Ribelle, è molto ribelle questa persona, fate attenzione. Il remita per il re di coppe, e te pareva di nuovo la regina di denari, di bastoni e 6, 7 di coppa e 4 di bastone sotto il mazzo. Tu lo sai chi è questa persona comunque. E può essere che questa persona l'hai conosciuta o conosciuto in una fase della tua vita che non stavi bene, o avevi una pausa, o ti sentivi confuso, ti sentivi confusa. E come questa persona, sì, può essere che ti ha sopportato o ti ha aiutato in una maniera, però per te era come finita là. E invece, com'è che questa persona mi dice mi ha ferito l'orgoglio? Una cosa così. Capito? Spero che mi capisci. Dammi The Hierophant, The Lovers, il carro e sette di spade. No, ho la sensazione o sei sposato o sei sposata. O ti vorresti sposare con questa persona? Questa è la persona che tu stai, è la terza persona, è come che ti sta mettendo in un angolo. Non lo so, la vedo un po' come un. O stai con me o parlerò, o dirò tutto, una cosa così. Non so come dici quella parola in italiano. Però devo dire anche un po' la verità, Sagittario, tu ti senti anche un po'. Non ti senti veramente bene, bene. Adesso cosa non vedo, se c'è stato qualcosa di fisico con questa persona, mentre che stavi con la tua persona, questo non lo vedo, 100%. Vedo qua un flirt ci sarà stato con questa persona. Perché è come che questa terza persona mi dice. Mi ha dato il Sagittario mi ha dato hope, mi ha dato quando come si dice hope? Come mi ha dato la motivazione anche di crederci e mi ha come che si sente presa un po' in gioco questa terza persona? Adesso vedi tu chi è non, e non fare non forzare se non ti corrisponde Sagittario. Però lo stesso, fai un po' attenzione. Quattro di spade, The Lovers e l'Eremita. Io credo che tu sai chi è questa persona. Credo che sai molto bene chi è questa persona. Dici sì. E com'è che tu mi stai confermando? Sì, c'è stato questo flirt, mentre che io non sapevo dove andare, in quale direzione andare. O ti sentivi un po' confusa, un po' confuso. Però tu dici, è stato quello e basta, non c'è stato di più. E dipende da questa cosa questa persona
vuole da te, vedi tu, Sagittario. Sagittario, grazie mille di essere stato qua. Noi ci vediamo molto presto. La tua Luana, buon'estate e ciao ciao.